Salve a tutti e benvenuti a questa nuova recensione lampo dello Spettatore sul film Io Capitano di Matteo Garrone. Beh, che dire, anche questa volta Garrone ci ha saputo fare. È riuscito a fare un film bellissimo, con una regia stupenda, delle scenografie incredibili, una fotografia al top e degli attori fantastici. Iniziamo un po' a parlare della sinossi e poi si parla del film. La storia inizia introducendoci due personaggi, Sedo e Moussa. Questi due ragazzi vivono a Dakar, la capitale del Senegal, e ci fanno vedere la loro vita di tutti i giorni, con le loro famiglie, le loro usanze, e insomma, si capisce sin da subito che entrambi nutrono una voglia enorme di prendere, partire e andare via, con questo sogno dell'Europa che è perfetta, che appena ci vai trovi lavoro, diventi famoso, diventi ricco, tutte cose ovviamente che sappiamo non essere vere, però il sogno europeo, il nuovo sogno americano li ha avvolti completamente. E insomma i due sono cugini e decidono di andare a scappare senza dire niente alle famiglie, perché ovviamente non sarebbero d'accordo. E così inizia il loro lungo e difficilissimo, tremendo viaggio dal Senegal fino all'Italia, e sarà un viaggio tremendo, veramente. Nonostante il fatto che Garrone riesca a farci vedere delle immagini stupende proprio da quadro, degli shot che vi rimarranno in testa per sempre, allo stesso tempo ti fa anche sentire addosso tutto il disagio, tutta la paura che c'è nell'affrontare questo viaggio. E non si trattiene per niente, infatti questa pellicola è molto molto forte, si vedono anche delle immagini che per alcuni potrebbero risultare disturbanti, e anche la storia di sé per sé è disturbante, però è la realtà di tutti i giorni, dove un sacco di persone devono convivere con questa cazzo di vita, e fa veramente una rabbia assurda, incredibile, soprattutto con il pensiero e l'idea che poi, una volta che il viaggio è terminato, non finiscono i problemi, anzi inizia una nuova parte. La storia riesce a farti innamorare sin da subito dei due protagonisti, che nonostante siano ragazzi di 16 anni, quindi sono molto semplici, molto spensierati, gli piace stare al telefono, gli piace creare delle canzoni con delle piccole frasi che gli vengono dette dai genitori, eccetera, hanno un sacco di sogni, e forse è proprio questa spensieratezza che ti fa ancora più male quando tutti i loro sogni, tutte le loro ambizioni vengano stroncate da questo viaggio dove due giovani ragazzi vengono schiacciati dalle avversità del mondo e il continuo lucrare da parte di chiunque, di qualsiasi persona che cerca di aiutargli in questo viaggio, che alla fine vogliono sempre soldi, da loro vogliono una sola cosa. In più ti fanno vedere le prigioni libiche gestite dalla mafia appunto libica, e ci sono delle scene incredibili, fortissime, un nodo allo stomaco. E se pensate che sia semplicemente un film didascalico, un film politico, vi sbagliate di grosso. Riuscirà a prendervi completamente, a coinvolgervi in questa enorme storia piena di sofferenza, però anche di amore per l'umanità, di amore l'uno per l'altro. E la frase "io capitano" avrà molto più senso e significato una volta terminata la visione del film. Un plauso devo farlo per forza agli sceneggiatori, che sono lo stesso Garrone, Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini, grandissimo, e Andrea Tagliaferri. Ma in realtà, ecco, sono bravi tutti, dovrei semplicemente leggervi i titoli di coda per dare giustizia a tutte le persone che hanno lavorato a questa opera. E quindi vi ringrazio tantissimo per aver portato al cinema un altro grande, grandissimo e importante film italiano. Davvero, andate a vederlo, recuperatelo se non è più al cinema, ne vale assolutamente la pena, non so in che altra lingua dirvelo, e nonostante siano cose che sappiamo sin troppo bene, purtroppo questi temi, noi sentiamo parlare di tutti i giorni, il tema dell'immigrazione è sempre più attuale, scoprirete anche purtroppo delle cose che nemmeno vi immaginavate potessero essere vere. Altra nota positiva è che il film è tutto con i sottotitoli, ovviamente, non è che l'hanno doppiato in italiano, e questo è veramente magico, perché non siamo più abituati a guardare cose non doppiate al cinema. Quindi non so che altro dirvi se non ci sentiamo alla prossima recensione lampo dello Spettatore. Grazie mille per essere arrivati fino a questo punto e buone!